Ciao a tutti ragazzuoli, sono Petro con il Tank e questo nuovissimo video che faccio, questa volta in FIFA 18, nella demo. Allora, perché stiamo giocando in FIFA 18? Innanzitutto perché vi dico già che lo acquisterò a breve, perché il 29, venerdì 29 settembre, io sarò al Games Week di Milano. Sarò in giro con i miei amici, quindi non sarò a nessuno stand, chiaramente. Ma acquisterò FIFA 18 già quel giorno lì. Perciò, cosa vi voglio dire in questo video? Che ho intenzione di iniziare una serie, su FIFA 18 appunto, che tratta della carriera allenatore, in cui sceglierò una delle seguenti tre squadre, che adesso farò scegliere a voi grazie a un sondaggio che metterò sopra, e che voi potrete votare. Allora, le squadre saranno Spal, Benevento o Crotone, le squadre con cui vorrò iniziare. Perché ho scelto queste squadre? Perché sono le squadre che secondo me in Serie A quest'anno retrocederanno. A parer mio, poi non è detto che succeda questo. In ogni modo voglio iniziare con una di queste per rendere più divertente, più anche quasi veritiera la stagione e la carriera, anche perché se iniziassi già con la Juventus sarebbe un po' strano, così devo iniziare dai bassi fondi. Perciò, innanzitutto vediamo subito le novità che ci sono di FIFA 18. La prima novità è che ci sono nuovi comandi per i cross. Ci ho già giocato la demo e vi posso dire che i cross sono più belli ed è più facile colpire di testa. Sono cambiati i calci d'angoli, sono cambiati i rigori, ma non li ho ancora provati. È migliorato il dribbling e è migliorata l'animazione, quindi nei replay ci sono certi tipi di angolazione che non c'erano prima. Poi che altro è migliorato? Sono più lenti i giocatori nei movimenti, sono più difficili gli interventi in piedi, ma c'è da dire che se un giocatore è nettamente più veloce, come ad esempio il confronto Aubameyang-Migliaccio, Aubameyang lo supera in velocità. Cosa che in FIFA 17 non succedeva perché venivi sempre puntualmente recuperato dal tuo inseguitore. Perciò, bando alle ciance e iniziamo. Le squadre che sceglierò sono squadre abbastanza scarse tra le poche disponibili, quindi sceglierò l'LA Galaxy e affronterò il Guadalajara. Sarà una partita particolare, la farò in modalità leggenda perché è in quella modalità in cui giocherò io nella carriera allenatore. Quindi qua passiamo da dilettante a leggenda. Sostituzioni veloci, sì, è un'altra novità di quest'anno che vi farò vedere dopo. E la formazione ci interessa, ecco le quali sostituzioni veloci, ma ve le spiego io tra un attimo. Ci interessa, ma facciamo finta di niente, iniziamo subito a giocare. Ecco qua l'inizio della partita, dell'amichevole tra LA Galaxy e Guadalajara. Allora, c'è da dire che le sostituzioni veloci consistono nel fatto che durante il secondo tempo c'è l'opzione di schiacciare R2 e lui ti suggerisce già i giocatori da cambiare in base se stanno giocando bene, se sono stanchi, eccetera. È utile, ma non tanto, io non la utilizzo molto. In ogni modo, iniziamo subito con la partita. Ed eccoci qua, LA Galaxy sul punto di battuta. Subito il giro a palla. La palla arriva ad Alessandrini. Alessandrini per Van Holt. Van Holt avanza sulla fascia. Come potete vedere, i movimenti sono un pochino diversi. Attenzione a Giovanni Dos Santos. È quel Giovanni Dos Santos che tira fuori area, ma non c'entra la porta. Grande occasione subito da parte dell'LA Galaxy. Dos Santos. Dos Santos cerca ancora Jones. Jones si gira, la passa in mezzo. Colpo di tacco, attenzione a Zarz, l'attaccante Zarz! Palla fuori, grande occasione, ma palla deviata e calcio d'angolo. Zarz prova un passaggio improbabile girandosi e passandola al proprio centrocampista esterno, ma non riesce a passargli. Attenzione, palla al centro! Ha segnato il Guadalajara! Brutta, brutta la difesa da parte dell'LA Galaxy, un brutto buco all'interno della difesa che ha permesso a Brizuela di segnare. 1-0, ancora Guadalajara, avanza, palla per l'attaccante, l'attaccante si gira, il difensore va in scivolata, traversa! Traversa da parte dell'Atletico Guadalajara, Hernandez prova a mettere il cross, no, la passa in mezzo all'attaccante ancora, l'attaccante mette il cross! 2-0! 2-0 Guadalajara, stiamo soffrendo ragazzi, stiamo soffrendo, l'LA Galaxy non riesce a spingersi in avanti, Zarz non riesce a fare ciò che la prima punta dovrebbe fare, cioè tenere i palloni e far salire la squadra. Alessandrini va sulla fascia, non riesce a saltare l'avversario, ma c'è fallo, come avete visto non sono uguali i movimenti rispetto all'anno scorso, sono cambiati, io devo ancora prenderci la mano, prometto che quando inizierò la stagione la carriera sarò più forte. Vi posso già dire che non inizierà settimana prossima, ma probabilmente quella dopo o quella dopo ancora. In ogni modo lo vedrete perché uscirà sul canale. Fine primo tempo ragazzi, il risultato è di 2-0 per il Guadalajara. Brutto primo tempo da parte dell'LA Galaxy, che comunque è stato propositivo, soprattutto con una fascia di Alessandrini, che però non è riuscito a concludere bene i suoi cross e l'LA Galaxy non è riuscito a né a concludere la rete perché ha fatto due tiri, nessuno in porta, ma né a segnare. Ora, come possiamo vedere, le statistiche sono 4 tiri, 2 in porta da parte del Guadalajara e 2 tiri appunto dell'LA Galaxy, 0 in porta.
Speriamo che il secondo tempo ci riservi qualche emozione in più da parte della squadra di casa e diamo subito il via alla seconda frazione di gioco. Sulla battuta l'Atletico Guadalajara. Bisogna Giovanni Dos Santos serve Boateng. Boateng è super veloce, va verso l'interno del campo. Boateng! Ottima conclusione da parte di Boateng, primo tiro in porta da parte di L di Galaxy. Bella conclusione, bella parata. Ora Jones avanza centralmente, vede il proprio compagno, Dos Santos la passa a Alessandrini, mette il cross, gol, prendi la rete, non me l'aspettavo neanch'io. Giovanni Dos Santos, vai a prendere la palla, prova a recuperare, non abbracciare Alessandrini, ha messo un cross fantastico, guardate che azione, palla ad Alessandrini sulla fascia, di prima, non guarda neanche, mette il cross e Giovanni Dos Santos colpisce di testa, la mette all'angolino e spiazza quota, 1-2 per il Guadalajara, ma l'LA Galaxy c'è, ha segnato e proverà a recuperare. Lancio verso Benitez, Cole fa buona guardia, però la passa in mezzo e trova ancora l'attaccante del Guadalajara, attenzione a Benitez, tiro pericoloso, ma niente di fatto. Boateng la passa a Dos Santos, ancora autore del gol. Attenzione, Alessandrini non riesce a colpire di testa. Grande azione ancora da parte della LA Galaxy. Direi che è arrivato il momento dei cambi, perché qua Zarz non sta offrendo il contributo offensivo che dovrebbe. Esce Jones e Zarz, entrano João Pedro e Villarreal. Vediamo se la partita cambierà, se prenderà una svolta diversa, se riusciranno a pareggiare. Intanto, attenzione, palla ancora in mezzo all'area, fallo da parte del giocatore del Guadalajara e niente di fatto in attacco. Finisce anche il secondo tempo, 2-1 per il Guadalajara. LA Galaxy battuto, nonostante abbia avuto alcune occasioni nel secondo tempo, abbia comunque giocato bene, soprattutto nel secondo tempo. FIFA 18 mi piace molto, non vedo l'ora di acquistarlo e non vedo l'ora di iniziare la carriera insieme a voi. Mi raccomando, ricordatevi di votare nel sondaggio, perché voglio sapere qual è la vostra squadra tra le tre che ho detto, quindi Spal, Benevento e Crotone, che secondo voi è la migliore per iniziare una carriera. Vi ringrazio tanto per la visione, vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli, ciao ciao. Fa proprio cagare sto bevando.